mesto che parto. E la vita, e la vita ne vera, ne vera. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa. Allora, il ristorante Frangiò anche questa sera è pronto ad ospitare i suoi clienti. Frangiò è un antichissimo locale che opera nel territorio non solo di Sulmona da 36 anni. Il primo nacque a San Sebastiano dei Marsi, poi Ortona dei Marsi. Frangiò nel centro storico di Sulmona, via Ercole Ciofano, dal 2000 e da qualche anno qui in località nella zona delle Marane. Noi facciamo il punto con Giorgio Di Pietro. Buonasera. Buonasera. Ecco, parliamo di questo antico mestiere nella carrellata della nostra rubrica del ristoratore. Facciamo accenno subito alla storia della sua attività. Nacque a San Sebastiano 3 anni fa, perché lei è originario di San Sebastiano. Io sono originario di San Sebastiano, sì. Ecco. Ho sviluppato questa passione della cucina perché mia madre era molto brava. E io l'ho seguita per qualche periodo, così anche come uso privato, ero sempre appassionato di cucina, e così poi me ne sono andato all'estero, sono stato lì parecchi anni e anche lì ho avuto modo di praticare questo mestiere. Sono tornato in Italia perché il paese richiama. E da lì decisi di appunto iniziare questa attività in proprio, installando un piccolo localino a San Sebastiano chiamato La Taverna, e poi pian piano mi sono spostato a Ortona perché con grossa pressione da parte dell'amministrazione comunale, della Proloco, perché era un paese rimasto senza attività pubblica. Allora io mi ci sono prodigato proprio in modo, credo di aver apportato molto bene allora al paese. E così poi le cose, dopo alcuni anni i paesini sono calati demograficamente, insomma ogni anno scomparivano decine di persone, così si è ridotto molto poco il numero degli abitanti, e così ho deciso di, e per me e per principalmente per la famiglia, di spostarmi in un paese più grande di popolazione per avere un frutto migliore da questo genere di attività. Sulmona sì, ha risposto benissimo i primi anni. E poi, come noi tutti sappiamo, il declino è generale italiano, ma quello di Sulmona in modo particolare, dai militari andati via, dalle industrie chiuse, il lavoro si è ridotto. Beh, il contesto socio-economico non è un terreno fertile dove lavorare in qualsiasi mestiere di questo tempo, possiamo dire, anche se poi si parla di rilancio della ristorazione dei prodotti tipici come fonte di sviluppo e di ricchezza per il territorio. Ecco, parliamo ancora della vita di Giorgio, perché se non sbaglio questa passione per i fornelli, per la cucina, quindi affonda le radici nell'infanzia, possiamo dire. Sì, assolutamente sì. È una cosa che mi ha appassionato, oltre a altre cose sì, ma principalmente è stata sempre la cucina. E io appunto, ecco, seguo l'insegnamento di mia madre, la genuinità, i prodotti tipici, i piatti tipici, cerchiamo di, ecco, noi seguiamo la tradizione dandoci poi il tocco personale, ecco, personalizzando i piatti tradizionali. Ecco. Sì, quindi dalla tradizione poi si va ovviamente sempre a estrapolare una unicità del prodotto per conservare una qualità, che poi la qualità è quella che fa camminare un'attività lungo il tempo. Assolutamente sì, no, non si può improvvisare nulla qui, se si dà qualità paga. Dove è stato più difficile operare, a San Sebastiano, Ortona oppure qui a Sulmona? Beh, certamente questo è un contesto, come dicevamo, molto più esteso, molto più grande. Oddio, difficoltà ci sono sempre in questo settore, però devo dire che
San Sebastiano è una piccola attività e comunque mi ha dato le piccole soddisfazioni. Ortona di più e anche a Sulmona. Poi a Sulmona è cresciuto ancora. Ma devo dire che ultimamente, non è, come tutti, come per tutti, i tempi sono diventati duri. Ecco, questo passaggio invece in città, dal centro storico a un'area periferica, è stato casuale o dettato da altri motivi particolari? Il motivo principale era, ecco, appunto questa ZTL che vieta l'entrare, ma che a noi si chiudeva il traffico quando si riapriva al traffico il centro storico alle 13:30, quando la gente avrebbe dovuto già pranzare a quell'ora, insomma. Invece è troppo tardi. E le difficoltà con il parcheggio che avevo nel locale che a via Ercole Ciofano, è stata drammatica la situazione. Cioè, difficile anche fermarsi per lo scarico delle merci. Questo è un tema attualissimo perché si parla ancora oggi di rivisitazione, di rimodulazione della ZTL. Lei ha parlato di calo demografico, non nei paesini San Sebastiano dei Marsi e Ortona dei Marsi, però il bilancio demografico del centro di Sulmona non è così roseo ultimamente. E altrettanto anche lì è calato drasticamente, la gente si è spostata e continua a spostarsi. Il centro storico secondo me rimarrà vuoto per queste, verrà ripopolato probabilmente da questa gente che arriva dall'estero. E noi auspichiamo sempre un rilancio, ma torniamo su questo mestiere. Sì. L'albergatore, come tanti altri lavori, ha pro e contro, ha vantaggi e difficoltà. Quali sono i vantaggi e le difficoltà di questo lavoro? Il vantaggio è l'essere improprio, questo è uno dei vantaggi principali. Le difficoltà è sorreggere l'attività, cercare di mantenerla in piedi degnamente, e non è facile. Questo periodo le spese sono aumentate drasticamente, i costi di gestione tra utenze che sono costosissime, e devo dire, ecco, che se riusciamo a mantenerci in piedi siamo bravi. Sì, perché non è tanto, diciamo, facile, o meglio, non è tanto laborioso aprire un'attività, perché spesso si apre e si chiude. Mantenere di queste. Lei accennava una ricetta, che è quella della qualità del prodotto, no? Nel campo della ristorazione. Impegnarsi dalla mattina alla sera, avere buona volontà e andare a dormire contento anche senza aver guadagnato nulla. Perché se uno si fa prendere dallo scoraggiamento che il lavoro è poco, addio, chiude il giorno dopo. Bisogna avere tenacia, essere insistente e lavorare molto, bisogna impegnarsi molto. Lavorare molto, lavorare ininterrottamente, Giorgio lo fa da 36 anni. Ecco, come sono e come sono state le sue giornate? Credo sempre molto movimentate, no? 18 ore al giorno di lavoro, queste sono le mie giornate. Bisogna impegnarsi sempre, anche quando non c'è gente. Quando c'è gente di più, per farla uscire con il sorriso, ed è forse uno ci si abitua e non lo risente più, ma è un lavoro molto difficile. Ecco, non so se poi in una fase della vita si fa sentire la stanchezza, seppur credo che quando il lavoro è accompagnato dalla passione, la passione poi che vince la stanchezza. Esattamente, solo quello. Se c'è passione, l'attività va avanti e senza problemi, ma se non c'è la passione, uno pensa solo al lato materiale, chiude il giorno dopo, perché purtroppo qui non si guadagna tutti i giorni, anzi è difficoltoso l'introito oggi, non c'è niente da fare. Anzi, molte volte si lavora per coprire le spese. E a volte anche non basta, anche lì sì, bisogna lavorare sodo. Per riuscire appunto a tenere in piedi
l'attività, altrimenti sì, ci sono dei giorni che uno guadagna, dei giorni che perde, dei giorni che non guadagna niente, però ecco, e bisogna insistere. Io questo l'ho fatto per, spero presto i figli prenderanno la conduzione di questo posto. Però ecco, io mi auguro che migliori la situazione economica nostra della Valle Peligna, altrimenti sarà difficoltoso per i figli. Beh, sì, sopravvivere, far sopravvivere l'attività sarà difficile. Secondo lei questo settore della ristorazione risente di meno della crisi rispetto a altre tipologie di lavoro? No, io penso che ne risente forse qualcosa in più, perché diciamo che la ristorazione è un settore superfluo, ecco, uno se può va al ristorante, non è una cosa obbligatoria che uno deve per forza andare al ristorante, come se si consumano le scarpe deve ricomprare le scarpe, al ristorante uno va se può, e quindi questo ci crea tanta difficoltà. Io noto che l'avventore giornaliero è calato, ecco, non si fanno mancare le ricorrenze, ecco, noi lavoriamo molto con la banchettistica. Certo, poi non esistono, diciamo, feste, no? Perché proprio nei periodi dell'anno dove c'è festa la mole di lavoro forse sì, si raddoppia. Sì, esattamente, quindi per noi le feste non esistono. Ecco, gli auspici per il futuro, si dice nella vita che bisogna sempre guardare avanti. Io penso che un'attività di ristorazione commerciale si mantiene se c'è la popolazione occupata, che abbia un lavoro. Se tutti hanno lo stipendio avremo sicuramente un buon futuro, ma se come oggi sono in pochi ad avere lo stipendio, soffriamo tutti. Va bene, allora, signor Giorgio, grazie per la sua analisi e la sua testimonianza, ecco, questo monito che le ha lanciato proprio a che fare con una grinta che nella vita non passa se c'è interesse per il lavoro, questo interesse profondo. Quindi noi la ringraziamo e le auguriamo proprio buona fortuna, in bocca al lupo e buon lavoro. Io ringrazio e crepi il lupo. Bene, grazie anche a coloro che ci hanno seguito da casa. Noi torniamo lunedì prossimo con altre storie, altri mestieri da raccontare. Buona serata e viva la vita! Vita, e la vita le